pace in un secondo. Uno. Lasciato. E adesso dobbiamo salutare Antonio. Ciao Antonio. Ciao Antonio, un bacione. Ciao. Ogni giorno, proprio ogni giorno, noi scriveremo tantissime persone sulla nostra lavagna. Esatto, questa sarà la nostra lavagna dei nomi, guardate. E oggi scriviamo Antonio. Ecco qui, abbiamo scritto il primo nome sulla lavagna di Anto e Vinci. Ma qui ci saranno tantissimi nomi, quindi cosa aspettate? Lasciate un mi piace. Eh sì, lasciate un mi piace e commentate con un cuore rosso. Noi saluteremo tutti e scriveremo tutti sulla lavagna di Anto e Vinci. Oh, urrà! Cosa? Vinci, cosa fai? Sto mangiando una caramella molto rara di SpongeBob. Diavoletti, ma questa caramella rara di SpongeBob è bellissima! Vi piace, Diavoletti? Avete mai visto una caramella così? Io mai, è la prima volta. Vinci, questa caramella è super rarissima. È rarissima, è proprio la faccia di SpongeBob, ma in realtà si mangia. Cosa? Vinci, hai mangiato la faccia di SpongeBob! Non c'è più. Oh. Che buona! Ciao ciao SpongeBob! Vinci? Aiuto! Ma chi ha messo questo sulla TV? Cosa dice? Diavoletti? Oggi noi dobbiamo fare una challenge! Oh. Attenzione! Sono uno chef e giudicherò i vostri piatti rosa e neri! Iniziate la challenge! Oh. Oggi? Diavoletti? Oggi noi dobbiamo cucinare cibo rosa e cibo nero e Vinci? Vinci, tu sei cibo rosa? Sì, a me tocca il cibo rosa. Eh sì, questa è la faccia di Vinci. Mentre a te tocca il cibo nero, guarda! Diavoletti, a me guardate cibo nero. Io, Diavoletti, Anto devo cucinare cibo nero? Quindi oggi dobbiamo cucinare cibi dei nostri colori? E chi farà il cibo più bello, magnifico, vincerà? Sì. Ok. Cibo rosa vs cibo nero! Chi vincerà questa challenge? Vinci con il suo cibo rosa? Oppure Anto con il suo cibo nero? Chissà. Uno chef giudicherà i nostri piatti! Ci sarà uno chef a giudicare i nostri piatti? Esatto, dobbiamo fare dei piatti bellissimi, dei piatti molto rari, dei piatti che nessuno mai ha visto prima d'ora. Ok, Diavoletti, quindi voi in questo video vedrete dei piatti mai visti prima d'ora. Quindi restate con noi perché a me tocca preparare dei piatti mai visti prima d'ora con del cibo rosa, mentre ad Anto tocca farlo con il cibo nero. Sarà una challenge epica. Vinci, sarà una challenge molto difficile. Quindi dobbiamo... Aiuto! Diavoletti! Un allarme! Vinci, c'è un allarme! Dirci qualcosa. Iniziate subito a cucinare! Io giudicherò i vostri piatti! Non restate lì impalati! Correte in cucina! Iniziate a cucinare? Ok, ok! Dobbiamo iniziare! Vado! Vinci, dove vai? Oh no! Vinci sta andando a cucinare! Io cosa ci faccio ancora qui? Diavoletti? Diavoletti? La challenge di oggi avrà un vincitore! Soltanto un vincitore! Quindi dobbiamo impegnarci! Dai, iniziamo a cucinare il primo piatto del cibo nero! Ok, prepariamo il primo piatto del cibo nero! Chi tifa per me? Dai, commentate chi tifa per me! Chi tifa per il cibo nero? Cibo rosa, perché io vincerò questa challenge, quindi tifate per me! No, cibo rosa no! Cibo nero! Ok, iniziamo con il mio primo piatto! Guardate, Diavoletti, io ho trovato
Una macchina di pancake rarissima ed è di colore nero. Eh sì, è nero. Guardate, wow, è una macchina di pancake nera che fa un pancake scheletro. Eh sì, guardate, pancake scheletro. Sarà perfetto. Il mio primo piatto sarà veramente super epico. Squisito, sì, sarà squisito. Yummy! Ok, dai, iniziamo. Qui abbiamo l'impasto dei pancake. Sempre è solo tutto nero. Dai, iniziamo a fare il nostro pancake. Dai, chissà come verrà questo pancake scheletro. Diavoletti, che ansia! Avete anche voi ansia? Guardate, lo scheletro non c'è più. Dai, dai diavoletti, dai, facciamo questo pancake super raro. Oh, che bello, sto mettendo tantissimo impasto tutto nero. Ok, adesso dobbiamo mettere la spina. Oh, ecco fatto. Oh, il pancake si sta preparando! Sì, il pancake fra poco sarà pronto! E sarà il mio primo piatto tutto nero! Wow, wow, wow! Oh, diavoletti, chissà come verrà il pancake scheletro? Sì, sarà un pancake scheletro! Wow, che bello, che bello! Dai, aspettiamo, aspettiamo tutti insieme! Il mio primo piatto sarà magnifico! Oh, chissà? Chissà cosa sta cucinando Vinci? Eh sì, perché Vinci deve cucinare tutto cibo rosa, mentre io tutto cibo nero. Chissà chi cucinerà il piatto migliore. Oh, quanto fumo, diavoletti! C'è tantissimo fumo! Ok, dai, vediamo se è pronto. Oh, il pancake è pronto! Il pancake è pronto! Dai, prendiamolo, prendiamolo! 3, 2, 1... Wow, questo è il mio pancake! Eh sì, guardate, diavoletti! È un pancake di uno scheletro! Eh sì, è un pancake di uno scheletro! Ok, il mio piatto è cibo nero! Quindi dobbiamo decorare questo piatto! E ho scelto della liquirizia! Tutta nera! Ok, diavoletti! Oh, che buona la liquirizia! È squisita, squisita! Ok, mettiamola qui. Ecco fatto. Questo è il mio primo piatto tutto nero! Wow! Oh, diavoletti! Sono stato bravo! Sono stato super bravo! Oh, oh, torna qui, liquirizia! Oh, sono stato super bravissimo, vero? È un pancake nero scheletro! Ok! Dai, mettiamolo qui. Oh, e aspettiamo. Sì, adesso dobbiamo aspettare il piatto rosa di Vinci. Eh sì, adesso Vinci sta preparando un piatto tutto rosa. Eh sì, chissà, secondo voi Vinci farà un piatto più bello del mio? Chissà. Nessuno supererà mai il mio pancake scheletro tutto nero! Ok, diavoletti! Non potete capire! Io sto iniziando questa challenge per vincerla! Perché adesso il mio primo piatto comprenderà ben due pancake. Avete capito bene? Due pancake tutti completamente rosa! Guardate le forme, perché secondo me non le avete mai viste. No, certo che no! Diavoletti, avvicinatevi subito a me! Venite! Allora, questa è la mia prima macchina pancake. E guardate, la forma è di un cuore. Sarà un cuore tutto rosa, ma guardate la mia macchina dei pancake! Tutta rosa! Esatto! Sto prendendo proprio alla lettera questa challenge perché voglio vincerla! Sì, avete capito bene? Il mio impasto pancake è tutto rosa! Un cuore tutto rosa? Oh. Non mi sconfiggerai mai, Vinci! Anton, non ti
ti do neanche ascolto perché io ti sconfiggerò. Ok, diavoletti, avvicinatevi. Iniziamo a mettere l'impasto pancake nel mio cuore. Ok, diavoletti, mettiamo tutto l'impasto. Copriamo tutto. Ok, preparatevi. Guardate che bello! Siamo pronti? Non ci resta altro che mettere la spina. Esatto. E poi chiudere. Adesso attendiamo qualche minuto. Sta per essere pronto? Restate con me. Io vincerò questa challenge, quindi restate con me. Oh, scheletro, tu non perderai mai, non ti preoccupare. Tu sei il piatto migliore. Il cibo nero è il piatto migliore. Diavoletti, scusate, sto parlando con lo scheletro. Sì, questo piatto è bellissimo. Date un voto a questo piatto. Dai, da 1 a 10, quanto è bello questo piatto di cibo tutto nero? Oh, bravissimi. Ma Vinci sta preparando un piatto tutto rosa. Chissà come verrà, chissà. Un cuore tutto rosa. Diavoletti, guardate, il mio cuore pancake è pronto! Non è super bellissimo, guardate! Di certo vincerò questa challenge! Il mio cuore tutto rosa ha già superato 100 volte lo scheletro tutto nero di Anto! Ma adesso le sorprese non sono finite! Questo è soltanto il primo pancake, ma già vi ho accennato che ne saranno due di pancake! Guardate il secondo! Due pancake? Oh, quel cuore rosa è bellissimo! Di sicuro mi batterà! Vincerà il primo turno! Guardate, diavoletti, qui sotto le mie mani c'è la mia seconda sorpresa per voi! Preparatevi! Un pancake dei Pokémon! Oh, un pancake dei Pokémon! Dove l'ha trovato? E più nello specifico... di Charizard. Wow, diavoletti, guardate, non è fantastico? Adesso, visto che il mio compito è cucinare tutto cibo rosa, prepariamo con l'impasto rosa il secondo pancake di Charizard. Siete pronti? Restate con me, venite. Mettiamo tutto l'impasto rosa nella faccia di Charizard. Ok. Copriamo tutta la faccia di Charizard. Il secondo pancake sarà buonissimo, bellissimo, squisito, sarà tutto. E di certo sarà il vincitore del primo turno, perché io vincerò l'intera challenge. Ok, ci siamo quasi, dobbiamo coprire tutto, forza! Ok, copriamo tutto. Sbrighiamoci, il mio pancake deve essere pronto. E deve essere tutto rosa. Ok, dobbiamo sbrigarci. Ecco fatto. Adesso dobbiamo solo inserire la spina. Ok, ecco. Adesso chiudiamo. Adesso dobbiamo attendere qualche minutino e il mio secondo pancake dei Pokémon sarà pronto e lo metterò nel mio piatto tutto rosa del primo turno. Preparatevi perché lo addobberò e chissà quale sarà quello più bello. Questo o quello di Anto? Boh, lo scoprirete presto. Diavoletti, io ho molta ansia. Eh sì, voi avete ansia di vedere il piatto rosa di Vinci? Io ho molta ansia. Oh no, quel pancake è stupendo. Quel pancake è mega epico. Lo vedrete fra 3, 2, 1. 3, 2, 1. Il mio pancake tutto rosa di Charizard. Wow, è fantastico, diavoletti, ed è gigante. Guardate, è gigante. Wow, guardate che bello. È bellissimo. Il mio piatto rosa sta avvenendo benissimo. Sei molto vicino alla vittoria, piatto rosa. Ma adesso dobbiamo passare all'addobbo. Esatto, perché dobbiamo decorare il nostro piatto tutto rosa. Ok, team rosa, siete tutti pronti? Perché qui dentro ho delle cose per decorare il mio piatto tutto rosa. Ad esempio... dei lecca-lecca tutti rosa. Sì, questo mi piace molto. Credo che metterò anche questo. Dai, mettiamolo. Ok, lo metto proprio qui, sulla testa di Charizard. Oh, guardate, non è fantastico? Ma abbiamo altre cose, guardate. Dei cristalli caramelle tutti rosa.
Wow! Ok, questo credo che lo metterò qui. Così, mi piace molto, sì, guardate il mio piatto tutto rosa. Sembra essere fantastico. Tanto! Vinci? Il mio piatto tutto rosa è pronto, l'hai già visto? No, non l'ho visto. Chissà com'è il piatto rosa di Vinci. Beh, ti devi preparare perché questo è qualcosa che tu non hai mai visto prima d'ora. Wow! Questo piatto rosa è magnifico! Ti piacciono i miei pancake? Pancake cuore mai visto prima d'ora, non puoi toccarlo. Oh. E poi un pancake Charizard, questo è il mio primo piatto tutto rosa. E adesso lo metterò proprio accanto al tuo perché vincerò questa challenge! Vinci ha deciso proprio di vincere! Ok, diavoletti, adesso Vinci è proprio lì! Sta aspettando la vittoria, sta aspettando la vittoria del primo turno! Chissà chi vincerà il primo turno! Diavoletti, secondo voi qual è il piatto migliore del primo turno? Non avere dubbi, è il mio! Ah, basta, Vinci, basta! Ok, questi sono i due piatti! Eh sì, questo è il piatto di Vinci! Guardate, un cuore tutto rosa, poi un pancake di Charizard... Non toccare! Scusa? Sì, un pancake di Charizard super gigante tutto rosa e il mio è uno scheletro tutto nero. Ok, chi vincerà? Quale sarà il piatto migliore del primo turno? Il piatto più bello è il piatto di Vinci! Complimenti! Il piatto più bello è il piatto di Vinci! No! Ho vinto il primo turno, i miei due pancake sono i vincitori, sono stupendi! Oh, diavoletti, Vinci ha vinto il primo turno! Ho vinto! Ah, ok, ma diavoletti, la challenge continua! Tanto non rosicare! Cibo rosa vs cibo nero, continua, continua! Vincerò io! Chissà chi vincerà i prossimi turni, andiamo subito a cucinare! Vinci, dove sei? Sto cucinando! Oh no, Vinci sta cucinando! Io adesso devo iniziare a cucinare cibo nero! Ok, diavoletti, sono nella mia tavola tutta nera! Eh sì, la mia tavola è tutta nera! Adesso prendo la mia forchetta tutta nera e mangio il mio pancake tutto nero che ha perso. Mi dispiace, pancake, eri buonissimo e molto bello. Di sicuro io cucinerò meglio nel secondo turno. Che buona la liquirizia. Per il secondo turno io ho preparato un impasto di biscotti tutto nero. Guardate, è tutto nero e farò dei biscotti super, super rari. Diavoletti, adesso con quell'impasto tutto nero noi faremo un piatto di biscotti tutti neri. Eh sì, biscotti tutti neri, mai visti prima d'ora. Ho le mani tutte nere? Eh sì, io sto mangiando cibo tutto nero. Sto cucinando cibo tutto nero, quindi è ovvio. Ok, iniziamo a cucinare i biscotti tutti neri. Dai, mettiamo qui l'impasto e... Abbiamo delle formine. Sì, guardate, delle formine di topolino. Eh sì, formine di topolino. Adesso noi faremo dei biscotti tutti neri di topolino. Wow! Chissà come verranno. Dai, restate con me che mi sto impegnando molto. Ok, dai, facciamo la prima formina. Ok, adesso faremo il primo biscotto di topolino. Wow! Questo è il primo biscotto! Dobbiamo metterli tutti nel forno! Dai, facciamo altre formine! Ok, stiamo facendo tutte le formine! Diavoletti, guardate! Sto preparando tutti i biscotti! Dai, mettiamo tutte le formine!
Dai, dai, diavoletti, guardate, guardate! Oh, 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 diavoletti! Adesso dobbiamo mettere i biscotti di Topolino, tutti neri, nel forno! Eh sì, questi biscotti sono tutti neri! Wow! Mettiamo subito i biscotti tutti neri nel forno! Dai, adesso chiudiamo il forno, oh, 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 e accendiamolo! Wow. Ok, i miei biscotti sono nel forno. Guardate, sono proprio nel forno. E adesso chissà come verranno. Chissà come verranno i miei biscotti tutti neri. Wow, wow. Io non ci posso credere. Sto cucinando cibo tutto nero. E chissà se vincerò il secondo turno con i miei biscotti di Topolino. Ciao diavoletti, sono Vinci. E non è finita qui. Anch'io ho un piano. Preparerò dei biscotti e saranno migliori di quelli di Anto. Preparatevi. Ok, diavoletti, guardate cosa ho creato. Un impasto per biscotti tutto rosa. Guardate. È un impasto per biscotti, è super morbido, super buono. Oh no! Anche Vinci sta creando dei biscotti tutti rosa! Uffa! Farò i biscotti più buoni e più belli di Anto. La prima formina è Hello Kitty con gli occhiali. Guardate, e sarà un biscotto super fantastico. Restate con me. Allora, tutto quello che dobbiamo fare, dobbiamo prendere un pezzettino di impasto per biscotti, poi fare così. Ma guardate, non avrà soltanto la forma di Hello Kitty, perché avrà anche gli occhi, gli occhiali, il naso, i baffi, tutto! In questo modo, guardate, questi sono biscotti più rari di quelli di Anto. Così dobbiamo spingere, poi... Ecco, il mio biscotto è qui dentro, siete pronti a vederlo? Diavoletti, non è bellissimo? Oh, guardate il mio primo biscotto, è fantastico! Anche gli occhiali, è super divertente, ma adesso guardate le mie altre formine perché non è finita qui! Non ho soltanto questa formina di Hello Kitty con gli occhiali, ho anche tutti gli altri personaggini di Hello Kitty! Guardate questo! Farò i biscotti più rari del mondo e saranno tutti rosa, proprio come il mio colore oggi! Ok, dai, prepariamoli tutti, prepariamoli tutti. Andiamo con il secondo personaggio di Hello Kitty. Guardate, adesso avrà proprio questa faccina super carina. Ecco, adesso prendiamo. Guardate, guardate il mio secondo biscotto! Non ci posso credere. Aspettate, guardate, non è fantastico? Oh, diavoletti, sono già due biscotti bellissimi, non credete? Ok, dai, dobbiamo preparare altri biscotti tutti rosa, ma le formine non sono finite qui. Guardate questa! Oh, sì, vi piace molto, vero? Oh, che bello! Dai, facciamo un altro biscotto tutto rosa, in questo modo. Kuromi, Kuromi. Ecco così. Adesso prendiamo Kuromi e facciamo così. Spingiamo. Oh yeah. Ora. Aspettate. Oh, non ci posso credere. Aspettate. Aspettate, diavoletti. Non potete lasciarmi. Perché guardate qui. Ok, diavoletti. Guardate le mie tre formine. Che carine. Ma adesso ho altre formine e altri biscotti da fare. Quindi vi aspetto. A fra poco. Ok, diavoletti. I miei biscotti sono pronti. Non resta altro che metterli nel forno. E aspettare che siano pronti al 100%. Guardate, non sono fantastici? Wow, non ho mai visto biscotti così belli. Sono super rari. E voi, avete mai visto questi biscotti? Wow, sono super bellissimi. Lasciate un mi piace se vorreste provarli. Il secondo turno lo vincerò io, di certo. Vincerò con i miei biscotti di Hello Kitty e con i suoi personaggi. Secondo voi, vincerò io il secondo turno? Sì, non c'è dubbio. Guardate le mie formine, non sono fantastiche? Oh, vincerò io questa challenge, di certo. Guardate che belli. Cosa? I
i biscotti sono pronti? Oh no, noi dobbiamo fare molta attenzione! I biscotti potrebbero bruciarsi! E tada! I biscotti sono pronti! Sì, sono proprio pronti! Guardate, diavoletti! Wow! Sono dei biscotti! Dei biscotti tutti neri! Ok, il mio piatto è bellissimo perché sono biscotti di topolino tutti neri! Adesso mettiamo per rendere più bello il piatto degli orsetti tutti neri! Ok, mettiamoli qui, poi qui... Tantissimi orsetti gommosi! Dai, mettiamoli! Questo è il mio secondo piatto dei biscotti di topolino! Eh sì, sono biscotti di topolino tutti neri e hanno degli orsetti gommosi. Sì, sì, degli orsetti gommosi tutti neri. Ok, secondo voi come saranno i biscotti tutti rosa di Vinci? Più belli dei miei? Aspettiamo! Adesso la challenge si sta facendo sempre più difficile! Aiuto, chi vincerà? Cibo rosa oppure cibo nero? Questo è il mio secondo piatto, quello di Anto, cibo nero! Dai, speriamo di vincere! E a voi piace il mio piatto, Chef Anto? Ehi, è Vinci che vi parla! I biscotti stanno per essere messi nel forno, quindi mettiamoli! Oh, diavoletti, sapete che sono molto in ansia? Chissà come verranno i biscotti di Hello Kitty e tutti i personaggi! Wow, sono molto in ansia, ma adesso li mettiamo e così... Chiudiamo il forno ed accendiamo. I biscotti saranno pronti, chissà come verranno, guardate. Diavoletti, siete pronti perché i biscotti lo sono? Guardate, i biscotti sono pronti. Adesso li ho messi nel piatto e cosa manca? Decorare il piatto. E io decorerò il piatto con questi. Guardate, li metto così. Li metto tutti così, guardate, non è bellissimo? L'ultimo, ok, guardate, fatto! Questo è il mio secondo piatto per il mio secondo turno del cibo rosa. Ok, portiamo subito il mio secondo piatto allo chef. Anto, non ballerai per molto? Perché stai per vedere il mio secondo piatto ed è bellissimo! Vinci, come hai fatto a fare i biscotti dei personaggi di Hello Kitty? Con queste? Hai fatto questi biscotti con le tue mani? Sono fantastici, non credi? Ok, mettili proprio lì. Oh, tanto! Invece i miei sono bellissimi! Ok, diavoletti, noi stiamo per scoprire chi ha vinto il secondo turno! Di certo i biscotti tutti rosa! No, i biscotti tutti neri! Ok, non dobbiamo avere ansia! Diavoletti, di sicuro vincerò io questo turno! Adesso lo chef parlerà? Eh sì, lo chef dirà il risultato! Di sicuro vinceranno i biscotti di topolino, quelli neri. Ok, aspettiamo. Dai, quanto manca? Che ansia. Dai, ci sta mettendo troppo. Oh, che belli i biscotti di Vinci. Guardate la rana. Lo so, sono fantastici. Il piatto più bello è il piatto di Vinci. Complimenti! No! Turno, il cibo rosa sta vincendo. Ma ci sarà anche il terzo turno! Diavoletti, siete pronti per il terzo turno mega epico? Il terzo turno che io vincerò. Vinci, cibo rosa, vincerò. Vinci! Cosa? Vinci? Sta andando a cucinare per il terzo turno? Ok, diavoletti, il terzo turno sarà molto epico! L'ultimo turno! Chi sarà il vincitore di questa challenge? Ok, ma prima di iniziare a cucinare per il terzo turno, mangio i miei biscotti. Eh sì,
il biscotto di topolino molto epico, nero. Perché ho perso il secondo turno? Mi dispiace. Ok, diavoletti, ma prima di iniziare a cucinare per il terzo turno, io voglio mangiare i miei biscotti super rari. E adesso mangerò questa rana, guardate, li ho fatti io. Yummy! Buonissimi! Io ho l'arma segreta! Eh sì, per il terzo turno ho un'arma segretissima! Oh, il nostro cagnolino è qui per darmi forza? Sì, il nostro cagnolino vuole darmi forza. Ok, diavoletti, adesso io qui ho un'arma segreta! Guardate, qui abbiamo degli spaghetti! Eh sì, sono spaghetti e sono tutti neri! Spaghetti! Avete mai visto spaghetti tutti neri? Non ho mai visto spaghetti tutti neri! E adesso li cucineremo! Eh sì, dobbiamo cucinarli! Ok, iniziamo a cucinare! Dai, mettiamo l'acqua nella pentola! Dai! Sbrigati, che devo sconfiggere Vinci! La pentola si sta riempendo, guardate! Ok, dai! Vedrete degli spaghetti tutti neri! Evviva! Ok, adesso accendiamo il fuoco! Eh sì, dobbiamo accendere il fuoco! Guardate! Oh, diavoletti, il fuoco è attivo! Mettiamo la pentola. E adesso dobbiamo mettere questi spaghetti tutti neri. Sì, sono spaghetti tutti neri. Nella pentola! Appena l'acqua diventa bollente. Ok, diavoletti, ma cosa crede di fare Anto con i suoi spaghetti tutti neri? Anch'io ho la mia ricetta segreta. Ed è, sapete cosa? Una bevanda tutta rosa. Esatto, una bevanda tutta rosa. Una bevanda tutta rosa? Controlla gli spaghetti. Non ci riuscirai mai. È arrivato il momento di creare la mia bevanda tutta rosa. Per prima cosa mettiamo dell'acqua. Eh sì, dell'acqua trasparente, cioè acqua normale. Ma adesso quest'acqua diventerà magica, perché diventerà tutta rosa con una polvere magica. Eh sì, questa è una polvere magica tutta rosa e adesso la metteremo nell'acqua. Ovviamente è una polvere che si può bere e adesso la bevanda con questa polvere, guardate. Adesso dobbiamo solamente aspettare. Aspettiamo. L'acqua è diventata tutta rosa e si può anche bere, ma non è finita qui. Adesso, come abbiamo decorato tutti i piatti, dobbiamo decorare anche questo bicchiere. Adesso decoriamo questo bicchiere così che sarà un bicchiere super fantastico e così che vincerò anche il mio terzo turno. Ok, prendiamo questo qui gigante. Allora, diavoletti, se non l'avete capito, questa è una rosa che si mangia, guardate. Proviamo con questa. È fatta di zucchero! Quindi la metterò nella mia bevanda tutta rosa, così che sarà una bevanda bellissima. Oh, diavoletti! Non ci posso credere! La mia bevanda tutta rosa è fantastica! Chef! La mia bevanda tutta rosa è pronta! Guardate! La metto qui. Perché ci mette così tempo? Per caso gli spaghetti sono spariti? Con la mia bevanda tutta rosa fantastica, la vittoria è assicurata. Ok, l'acqua è pronta. Guardate, qui c'è il fumo. Eh sì, c'è tanto fumo. È diventata bollente. Ok, diavoletti, dobbiamo sbrigarci perché dobbiamo vincere il terzo turno. Mettiamo gli spaghetti tutti neri qui dentro l'acqua! Wow, wow. Ok, diavoletti, la pentola è bollente! Ok, stiamo cucinando spaghetti tutti neri! Guardate, sono tutti neri!
ok? Stanno entrando nell'acqua e adesso dobbiamo aspettare 10 minuti. Dai, aspettiamo. Stavamo aspettando per il turno decisivo. Eh sì, questo è l'ultimo turno. Oh, dopo tanta fatica abbiamo preparato gli spaghetti. Oh sì, sono proprio spaghetti, guardate! Spaghetti tutti, tutti neri. Proviamoli, proviamoli! E per rendere più belli questi spaghetti mettiamo delle zucche. Sì, mettiamo proprio delle zucche tutte nere. E questo piatto è perfetto. Spaghetti tutti neri con zucche tutte nere. Ci hai messo fin troppo tempo. Vinci, io ho preparato degli spaghetti tutti neri. Roselli, sono super rari. Devo ammettere che la bevanda di Vinci tutta rosa è bellissima. Dai, di la verità, guarda che bella la mia bevanda tutta rosa. La bevanda tutta rosa di Vinci è magnifica. Guardate, qui c'è una rosa. Si può mangiare quella, Ok, diavoletti, adesso scopriremo chi è il vincitore di questa challenge. L'ultimo piatto più bello è quello di Vinci! Complimenti per il cibo rosa! Hai vinto la challenge! Vinci, hai vinto! Mentre io ho perso! Il cibo nero ho perso! Era quello che volevo! Il cibo rosa ha vinto! Vinci ha vinto! Il team Vinci ha vinto! Abbiamo vinto! Oh, iscrivetevi al nostro canale se volete altre challenge del genere! Adesso mi godo la mia bevanda tutta rosa.